Confartigianato Imprese Sasse, in via Alghero 30, telefono 079-280698. Confidi Finardi, dal 1987, diamo credito alle tue idee. Telefono 079-271280. In Sardegna il test per la rilevazione del virus SARS-CoV-2 potrà essere richiesto anche in farmacia. Lo ha stabilito la giunta regionale. I cittadini che volessero certificare la propria negatività al virus potranno sottoporsi a pagamento al tampone antigenico nelle farmacie convenzionate, pubbliche o private, che potranno iniziare a eseguire i test inviando alla Direzione Generale dell'Assessorato alla Sanità la relativa comunicazione in cui si certifichi l'idoneità degli ambienti in cui si svolgeranno le attività. Così come previsto per i laboratori privati, i farmacisti avranno l'obbligo di registrare i test eseguiti sulla piattaforma regionale, aspetto che consentirà agli esercizi di contribuire al monitoraggio epidemiologico. Inoltre, il provvedimento della Giunta cancella l'obbligo della prescrizione medica, che non sarà quindi più necessaria per la richiesta del tampone, nemmeno nei laboratori privati. Nell'ottica di un progressivo e rapido ritorno alla normalità, abbiamo dato ai cittadini uno strumento in più che consentirà a tutti, anche attraverso le farmacie, di accedere alla certificazione del Green Pass, oggi ottenibile con l'esito di un tampone antigenico molecolare negativo con la vaccinazione o in seguito alla guarigione della malattia, dichiara il presidente della regione Christian Solinas. Non si potrà solo viaggiare in sicurezza, prosegue il presidente, ma sarà possibile accedere a determinati contesti sociali, eventi ed altre iniziative collettive. Un giovane di 28 anni olbiese nella centralissima Viale Aldo Moro ad Olbia alla vista degli uomini della polizia e nella convinzione che gli agenti fossero arrivati sulle sue tracce ha gettato dalla finestra una busta di nylon contenente un chilo di infiorescenze essiccate tipo marijuana. In realtà i poliziotti si erano recati nel centro del capoluogo gallurese per notificare un atto ad altre persone. Il gesto però non è sfuggito agli agenti che hanno recuperato il pacco e una volta resisi conto del contenuto hanno tentato di entrare nell'abitazione del giovane che però, in stato di alterazione psicofisica dovuta probabilmente all'assunzione di sostanze stupefacenti, si è barricato in casa. Solo dopo una lunga trattativa i poliziotti sono riusciti ad entrare all'interno dell'alloggio dove erano presenti anche altre due persone, una delle quali è stata sanzionata per possesso di marijuana d'uso personale. Gli agenti, nel corso della perquisizione domiciliare, hanno anche rinvenuto materiale per il confezionamento delle dosi, un bilancino elettronico, buste di cellophane ed altro. Il 28enne, proprietario dell'immobile, è stato quindi tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Si è svolta mercoledì mattina a Sassari, nella caserma finanziere Giovanni Gavino Tolis, la cerimonia per il 247esimo anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza. All'evento, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, hanno preso parte il prefetto di Sassari, dottoressa Maria Luisa D'Alessandro, e una piccola rappresentanza dei militari. Il prefetto è stato accolto dal comandante provinciale colonnello Giuseppe Cavallaro, che ha deposto una corona d'alloro sulla targa commemorativa dedicata al finanziere Giovanni Gavino Tolis, originario della provincia di Sassari, e medaglia d'oro al merito civile. Parole di gratitudine e riconoscenza sono state pronunciate dal prefetto per il lavoro svolto dalla Guardia di Finanza a difesa degli interessi dei cittadini e dello Stato, oltre al contributo che presteranno ora nella fase economica di ripresa. Nel corso della cerimonia, inoltre, è stato illustrato il bilancio della brillante attività svolta dalle Fiamme Gialle nell'anno appena trascorso, che ha visto gli uomini in grigio-verde eseguire ben 3.883 interventi complessivi. Deo so, io sono, lo gridano nel video Che Natimire le ragazze della terza F dell'Istituto Comprensivo Grazia Deledda di Ozieri, citando i nomi delle donne vittime di femminicidio nell'isola. L'emozionante videoclip è stato realizzato da alunni di 14 anni che hanno adattato in lingua sarda il brano Canción sin miedo della cantautrice messicana Vivir Quintana, diventato un inno internazionale di lotta al femminicidio. Abbiamo creato una vera e propria troupe dal nome De Que Otto Caddos Ruyos, racconta Alessandro Carta, regista
regista, musicista e docente che ha curato il progetto. Il tema è forte ed è sentito dai giovani protagonisti. Una loro compaesana, infatti Romina Meloni, nel 2019 era stata barbaramente uccisa dal suo ex. Il videoclip è anche il risultato di un percorso interdisciplinare che nasce dallo studio della condizione della donna nel tempo e nello spazio e dall'analisi dei movimenti che a livello mondiale si sono battuti e continuano a lottare contro la violenza di genere. Si toccano a una, respondimus totu, cantano nel videoclip i ragazzi, con una grande potenza scenica. L'obiettivo era trasferire un'emozione, dice Alessandro Carta. L'intento sembra raggiunto, il filmato ha già ricevuto apprezzamenti da associazioni nazionali che si occupano di temi come la violenza di genere e la condizione femminile, e in pochi giorni ha già raggiunto circa 16.000 visualizzazioni su YouTube. Generali, partner di vita. Benvenuti nel mio mondo. In realtà mi conoscete dal 1953. Sono Brando, l'inventore dei materassi Permaflex. Vi ricordate il carosello? Ero in bianco e nero in compagnia di grandi star, testimonial di prestigio per materassi d'eccellenza. Permaflex, una grande storia che crede nel futuro. Nuova Capolino. Ama la tua casa. Vieni a visitarci su www.nuovacapolino.it. Proteggetevi dal Covid-19. Da Sidernet, mascherine certificate. Chirurgiche da 20 centesimi. FFP2 da 75 centesimi. FFP3 da 2 euro. Mascherine colorate FFP2 a 90 centesimi. Acquistare in grande conviene. Solo per le mascherine, per un valore di minimo 100 euro, uno sconto del 10%, 500 euro sconto del 20%, 1000 euro sconto del 30%. Termoscanner da 23,90 euro. Ossimetro digitale da 19,90 euro. Guanti in vitrile da 13 euro. Sidernet a Sassari, in zona industriale Preddanieda. Qui troverete tutti i presidi per la protezione individuale e la sanificazione. Sidernet distribuisce in tutta la Sardegna. Telefono 079 30 27 030. Christian Mekoulou sempre più vicino alla Dinamo. I rumor di mercato assicurano l'interessamento bianco-blu per il cestista nigeriano, ora in forze all'Universo Treviso. 205 cm per 110 kg, il centroafricano, nato a Lagos nel 1995, potrebbe sostituire nel pitturato il fuoriclasse Miro Bilan, protagonista dell'ultima stagione del banco, dato in partenza verso il campionato della Turchia. Negli Stati Uniti, dove Mekoulou ha iniziato la carriera, si fa subito notare per due anni marcando lo score di 12,8 punti e 8 rimbalzi a partita. Dopo il college si trasferisce da senior nel Texas, prima del salto europeo, nella 2 italiana, con la maglia dell'Agribert Tocchi Orzi Nuovi, dove si mette subito in mostra viaggiando spesso in doppia-doppia. Canestri a parte, il nigeriano sfodera nella serie cadetta i suoi grandi mezzi tecnici, oltre alle doti atletiche, che alla fine lo fanno approdare nella massima serie con la De Longhi. Buona l'ultima stagione per lui, chiusa con 12,3 punti e 6,4 rimbalzi di media a partita. Cifre salite a 17 punti e 7,3 rimbalzi di media nelle tre partite di playoff contro la Virtus Bologna. Intanto in casa Dinamo si attende l'annuncio del prossimo coach e sostituto di Gianmarco Pozzecco. Il candidato più probabile è Demis Cavina, ora allenatore del Torino. Si entra nel vivo sui campi in green set del Tennis Club di Alghero con un'altra spettacolare giornata della 21esima edizione del Sardinia Open International Uniqlo Wheelchair Tennis Tour, valido come trofeo Tavoni, patrocinato dall'assessorato regionale al turismo sotto l'egida della Federazione Italiana Tennis e del Comitato Italiano Paralimpico. Nel main draw maschile, Poker Dassi in semifinale. Le prime quattro teste di serie sono approdate al penultimo atto del torneo con pochi sussulti. Spettacolo tra Martin
Martín de la Puente dai Sucharai, con lo spagnolo che l'ha spuntata 6-2 al terzo. Cala il sipario sull'avventura di Silvia De Maria e Marianna Lauro nel doppio femminile. Stop in semifinale, 6-1-6-0, per mano della coppia Emanuel Mork Cornelia Oosthuizen. Nel doppio maschile escono Paolo Tontonatti in coppia con la francese Cristina Gross e la coppia formata da Antonio Cippo e Ivan Tratter. Un italiano in finale nel doppio quad. È Alfredo Di Cosmo che con il britannico Anthony Cotteril ha superato 6-3-2-6-10-8 Ivano Boriva e Alberto Saia. Domani sfideranno l'australiano Heath Davison e l'olandese Niels Vink. Le semifinali dei vari tabelloni andranno in diretta streaming sul sito internet della manifestazione www.sardiniaopen.net e su Catalan TV, canale 18 del digitale terrestre, mentre verranno trasmesse in differita la settimana prossima su Super Tennis, 64 del digitale terrestre e 224 sulla piattaforma satellitare e su canale 12 sempre sul digitale terrestre. Jazz Alghero dal 1 luglio al 28 agosto ad Alghero. Paolo Di Sabatino con special guest Mario Biondi. 13 concerti dal vivo. Paolo Fresu, Nick the Nightfly, Roseanne Di Malanta, Lodrum e tantissimi altri artisti. Biglietti disponibili su Ticket SMS, sui canali social di Jazz Alghero e al botteghino Piazzetta Socio. Edizione, all'avanguardia nei progetti live, studi virtuali, conferenze, convegni, service per eventi in esterna, manifestazioni sportive, concerti, spettacoli teatrali. Per info 3sedizionesrl@gmail.com. Media Partner Canale 12.